Api resta con Massimo Cialente. Sì, ma guardi, il dato politico di queste elezioni è che la coalizione uscente, che le ricordo va da Rifondazione Comunista a, appunto all'API e a esponenti dell'UDC Aquilani, si presenta tutta insieme, all'eccezione della scelta dell'Italia dei Valori, che francamente io non ho compreso, perché ha governato, lei sa bene, per 5 anni con un assessore che non ha saltato una riunione di giunta, credo 4-5 per motivi di raffreddore, insomma. E per il resto noi ci ripresentiamo uniti, anche perché l'UDC Aquilana, gli esponenti dell'UDC Aquilana sono candidati nella lista civica. Il mio appoggio abbiamo fatto solo una, molto seria, che si chiama Cattolici Democratici per l'Aquila. Anche il vice sindaco? Vice sindaco non si ricandida perché sta lavorando sulla lista, quindi diciamo che la lista è stata costruita insieme a lui, e quindi diciamo il dato politico è che la coalizione uscente si ripresenta unita, acquistando Selle, che lei sa. Selle era uscita anche dal Consiglio Comunale, dove invece c'è stata l'implosione nel centrodestra. L'opposizione aquilana è letteralmente esplosa. Ancora a poche ore dalla presentazione delle liste c'è un'indecisione estrema, quindi credo che questo sia anche un segnale per i cittadini. Io rivolgo ancora una volta un appello ai cittadini, soprattutto ai cittadini di centrodestra. Io so che vi saranno molte liste, quindi avrete amici, parenti, colleghi di lavoro che si presenteranno col centrodestra. Io però vi invito, in caso un voto disgiunto, a votarmi sin dal primo turno. Questo perché credo di essere stato, e di averlo dimostrato, di essere il sindaco di tutti. Credo che noi siamo gli unici che sanno quello che si deve fare. Noi siamo pronti la mattina dell'8 maggio, noi siamo pronti a continuare questo lavoro, ma soprattutto io non vorrei andare al ballottaggio e chiedo di dare il voto utile sin da adesso. Perché? Perché è importante che il governo abbia un interlocutore forte. In queste ore si stanno decidendo questioni vitali. Pochi minuti fa avete visto il mio incontro con il capo di gabinetto del ministro Barca, che è venuto qui. Sono ore, giorni, settimane, mesi decisivi e c'è bisogno di un rapporto forte. Il primo momento di confronto in queste ore è sull'IMU. Sta passando una norma che le case inagibili in Italia pagano il 50% dell'IMU. Io non posso pensare che noi andremo a pagare oltre sulle case cadute, oltre il mutuo. Rutelli dice niente IMU. Anche Rutelli dice niente IMU. Questa è una grande battaglia, ci vuole un sindaco. Innanzitutto non ci possono essere, proprio nei giorni in cui si approverà la legge, un sindaco a mezzo servizio, ma soprattutto il segnale deve essere di un sindaco scelto dalla città. E vorrei dire, gli altri, io ho molto rispetto per tutti i candidati, parecchi sono anche gli amici, però molti a mio avviso non hanno in questo momento il know-how, cioè non saprebbero cosa fare, impiegherebbero tempo. E altri sono invenzioni. Questa storia dei Verdi, io leggo ieri che la segretaria regionale non l'ho mai vista, dice Cialente non ci ha mai chiamato. Io sono arrabbiatissimo con i Verdi e con altri. Una volta che il consigliere regionale dei Verdi avesse fatto una telefonata al sindaco dai primi giorni dopo il terremoto a quei difficili mesi successivi dicendo posso fare qualcosa, la regione non ha fatto una legge, non ci hanno aiutato ad esempio sui problema delle macerie, eppure lì avrebbero potuto fare. Quindi ci troviamo di fronte ad altri che stanno costruendo delle miscele esplosive, cose non chiare, ma il dato politico è che noi usciamo, siamo pronti, andiamo sereni, sapendo quello che dobbiamo fare, perché lo stiamo già facendo. Il centrodestra è imploso. E ancora adesso, se io la dovessi interrogare, io intervistare, chiedendolo che cosa succederà nelle prossime ore nel PDL, io credo che lei, che è un attento osservatore, non saprebbe cosa dirmi, cioè veramente avrebbe bisogno della sfera di cristallo, così come se io le chiedessi quante possibilità potrebbe avere una coalizione anomala, strana, che va da Casa Pound, dei fascisti di Casa Pound, all'UDC, ai Verdi, se ci sono, all'Aquila, di De Matteis. Quante probabilità avrà di governare? Quali certezze in una città che sta vivendo la fase decisiva? La vostra quante ne ha?
La nostra ormai è verificata. Lei ha visto che solo nell'ultimo mese questa amministrazione, questa maggioranza ha votato il piano di ricostruzione, il piano urbano della mobilità, le aree a vincolo decaduto, sta avviando il piano strategico che è il futuro della città e ha deciso di fare subito il piano regolatore. Si tratta di delibere di una tale delicatezza che solo una maggioranza vera avrebbe potuto portare avanti. Ma tra centristi e rifondazione a volte non sempre è stato rosa e fiori. Serviranno dei patti chiari prima di queste nuove elezioni? Patti chiari ci sono, però vede, lei abbiamo fatto 2 giorni adesso di incontro con i cittadini e con i candidati sul programma. Il programma è assolutamente condiviso. Vi sono alcune differenze, ad esempio io ho una visione sul turismo sul Gran Sasso, diverso in parte da quello di Rifondazione, con Selle che ha delle perplessità, si discute, però è condivisa l'idea che il turismo è questione fondamentale. Dobbiamo metterci d'accordo su 2 o 3 cose, ma questa è una discussione che noi in Giunta affrontiamo costantemente, non c'è un atto che non sia stato discusso a fondo in Giunta, ecco perché la vicenda dell'Italia dei Valori mi sorprende, perché l'assessore dell'Italia dei Valori, Pierluigi Pezzopane, in questi 5 anni è sempre stata una voce critica, precisa, attenta, ripeto, non c'è stato un atto che non sia stato condiviso dall'Italia dei Valori. E quindi trovo una scelta francamente non comprensibile, il mio rammarico è che anche i sondaggi dicevano che tutti uniti sicuramente ci avremmo fatto al primo turno, io spero comunque che venga compresa questa cosa del voto utile e soprattutto io faccio un appello anche agli elettori del centrodestra a riconoscersi in me come sindaco di tutti, perché io, e lo sanno tanti che incontro, io sono stato il sindaco di tutti gli aquilani, perché io sono un aquilano che per un pezzo della propria vita fa il sindaco, ma sono un aquilano prima di tutto. Ma il PDL locale, come dicono molti maligni, è più contento se rivince Cialente? Ma questo non lo so, a me interessa sapere quello che pensano i cittadini aquilani. Io sto avendo molte manifestazioni di fiducia da molti elettori del centrodestra che mi dicono che faranno il voto disgiunto perché riconoscono una cosa molto pragmaticamente e lo dicono con le loro parole. Dice bene o male, tu hai capito tutto, o lei, se mi danno il lei, dice lei ormai ha capito, ha avuto anche ragione, perché alla fine dovete prendere atto che avevo ragione io nei confronti della struttura tecnica di missione, della struttura della governance, e sai quello che si deve fare, chiunque dovesse venire al tuo posto avrebbe bisogno almeno di un anno per capire tutti i meccanismi. Io sento dire dai candidati sindaci delle cose che, diciamo così, non sono vere, ma non perché siano le bugiardi, non voglio credere, lo dicano in cattiva fede, ma proprio perché non hanno il polso. Qui sono successe le cose enormi che solo chi ha seguito giorno per giorno, entrando in tutti i meccanismi, stando in contatto continuo con il governo, avendo la possibilità che io ho anche per la mia esperienza di parlamentare, di alzare il telefono e chiamare qualsiasi ministro, qualsiasi ufficio a Roma, dicevo, chi non ha fatto questa esperienza, chi non ha questa esperienza, io mi chiedo francamente quanto tempo ci verrebbe a costare. Ultima domanda, nel 2013 potreste essere ricandidato per il Parlamento? No, se io ho lasciato il Parlamento per fare il sindaco. Ho lasciato il Parlamento per fare il sindaco perché è stata una scelta di vita. Questa è una città che mi ha dato molto. Io credo di aver fatto il mio dovere di cittadino, però mi ha dato molto quando ho fatto il medico, perché la città mi ha voluto bene e mi ha apprezzato come medico. Mi ha fatto fare l'esperienza di consigliere di circoscrizione, consigliere provinciale, consigliere comunale. Mi ha eletto quando le elezioni erano cosa vera, mi ha eletto parlamentare. E adesso è il momento che io restituisco alla città tutto quello che posso. E infatti io questa campagna elettorale sono molto sereno perché sento di aver fatto le cose in scienza e coscienza. Sicuramente ho sbagliato. Però anche quando facevo il medico mi capitava anche di perdere un paziente e per non impazzire i medici si rifanno sempre a un concetto
e si interrogano: ho fatto tutto in scienza e coscienza? Se ti rispondi sì, sei tranquillo.